Bocca di rosa metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito al cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga di certo gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute l'apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui si ancolmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Sacristano, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Dalla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, ti manda un bacio a chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserevole e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, lo vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano. Thank you.
Anaïs Drago.